Primo giorno a Bibione per Gianluca Casadei e Paolo Ficosecco. Come è andata questo primo giorno? Inizia te, Gianluca, vai. Vai Gianlu. Beh, è andata bene perché comunque abbiamo superato la pool e siamo passati alla domenica. Quindi comunque quando si viene a giocare i tornei l'obiettivo è sempre quello del primo, di passare il sabato e poi la domenica dare tutto per arrivare in fondo. E ci siamo dovuti adattare a questa nuova formula che comunque non ti lascia chance per sbagliare qualcosa. E abbiamo sofferto un po' il secondo match, comunque siamo contenti perché ancora stiamo lavorando duro con James in allenamento e la nostra programmazione comunque punta a farci trovare in forma più verso il finale della stagione, quindi sicuramente adesso avremo un momento dove non giocheremo al massimo, bene veramente. Uno staff internazionale, diciamo, ormai avete una carovana di persone che vi seguono. Siete l'esempio più bello forse del beach che si sta costruendo e niente, qual è l'obiettivo di quest'anno? Siete ovviamente la coppia da battere. Ma l'obiettivo è sicuramente quello di confermarci, però credo che forse l'obiettivo più importante sia quello di migliorarci, che significa magari anche confermarci a livello nazionale qua in Italia, ma soprattutto cercare di fare qualcosina più a livello internazionale, migliorarci fuori dall'Italia. Abbiamo avuto un'occasione in Austria la settimana scorsa, non è andata benissimo, adesso settimana prossima saremo a The Hague a fare le qualifiche di World Tour, Grande Slam, quindi cercheremo lì di fare il primo colpaccio internazionale. Che livello ti aspetti Gianluca in Olanda? A livello internazionale negli ultimi anni è cresciuto tantissimo e sicuramente diventa sempre più difficile restare a contatto con queste coppie che comunque tutte le settimane si confrontano tra di loro e quindi è molto importante star sempre lì sul pezzo e cercare di partecipare a più tornei possibili o comunque di giocare partite di quel livello, perché poi è così che riesci ad adattarti, a capire cosa ti manca e quindi anche in settimana provare a lavorare per raggiungere quello che manca. Quindi diciamo il livello è altissimo per noi ancora, anche se siamo senior, siamo nella fase di provare almeno ad aumentare le partecipazioni, le partite fatte, quello che ti può restare da un match internazionale dove le coppie sono tutte di altissimo livello e poche ti regalano qualcosa. Infatti oggi per dire è stato un match dove 4-5 errori gli avversari te li hanno concessi e questa cosa qui non succede mai a livello internazionale, nessuno ti regala 4-5 palle, errori gratuiti, sei tu proprio che devi andarti a conquistare tutti. Senti, BVU e BVS ormai, Beach Volley University e Beach Volley School, sono uniti in questa sorta di brand a 360 gradi. Paolo, sono uniti e divisi da un tricolore, dai. Esatto, sono uniti da un tricolore. Il grafico sono io, ho dovuto gestire come sempre al meglio dal punto di vista estetico, anche non creare i loghi. Comunque, no, niente, dai, alla fine sono due grosse realtà e quindi devono stare un po' a braccetto, è quello che stiamo cercando anche di fare. Prossimamente faremo anche degli eventi insieme, quindi è questo anche il nostro obiettivo di scuola, quello di unire anche i ragazzi, proprio tra due scuole, ritrovarci, sempre a livello amatoriale sta crescendo tantissimo questo sport, le nostre scuole lo confermano, i nostri numeri. Quanti corsisti avete adesso? Ma sia la mia scuola siamo su 250 corsisti, credo anche quella di Gianluca. Sì, più o meno 200. Siamo lì. No, comunque lo sport è in crescita, le nostre scuole sono in crescita, siamo contenti perché comunque anche il lavoro che facciamo noi come atleti poi ce lo ritroviamo nel lavoro che facciamo tutti i giorni perché dà valore ancora maggiore alla nostra qualifica. E dispiace perché comunque stiamo dimostrando negli ultimi anni di aver veramente investito tutto sul beach volley, è diventato la nostra passione, è diventato il nostro lavoro, ci dedichiamo 24 ore al giorno sia come atleti che come imprenditori se vuoi, perché comunque veramente abbiamo creato dei movimenti importanti, io a Cesena Cesenatico con Thomas Casali e Paolo ad Ancona, questo comunque infatti non è ancora valorizzato nella giusta maniera da chi dall'alto insomma dovrebbe capire che quando ci sono persone come noi che danno segnali forti di investire sul beach volley piuttosto che rimanere ancora con un piede nell'indoor e un piede nel beach volley, comunque questi riconoscimenti non arrivano. Senti, per chiudere, Cesenatico, quest'anno le finali, immagino che tu ci tenga particolarmente,
tutti, quanto ci tieni a abbissare il successo magari proprio a Cesenatico, che è un po' la tua seconda casa, e soprattutto sarà beach volley piadina? No, vabbè, certo, ma se provare a conquistare un doppio scudetto è un sogno, conquistarla a Cesenatico è ancora più grande questo sogno, quindi tanto meglio che sia Cesenatico. Chiaramente è un elemento in più di pressione, se vuoi, perché poi sarai davanti al tuo pubblico e tutti ti aspettano, però insomma questo era comunque il nostro obiettivo stagionale, e sappiamo che se ci saranno anche tutte le coppie della nazionale, comunque sarà veramente dura arrivare alla conquista di questo scudetto.